E quindi adesso lascio la parola ad Antonio De Lellis. Grazie. Cercherò in qualche modo di contestualizzare il caso Torino anche all'interno di quello che accade in Italia. E mi aiuterà Riccardo, col quale sono d'accordo per alcune slide che potrebbero essere utili, interrompete in qualunque momento. Allora, questa è Torino, non me ne vorrete se mi alzo un po' così vedo anch'io perché queste scritte sono piccole. Questo è il caso Torino, ma confrontata con tutte le altre città d'Italia, con le principali città d'Italia. Quindi, come vedete, Torino ha, questi sono dati Open Police, quindi sono dati ufficiali, ha questa spesa annua che poi probabilmente Ettore rettificherà, ma questi sono alcuni dei dati che ho preso, ed è una città quindi fortemente indebitata. Qui stiamo parlando però di spesa annuale, quindi ogni cittadino, quindi pro capite, a Torino raggiunge quella cifra lì, 272 euro. Le città che secondo noi forse sono più indebitate, tipo mettiamo Napoli, è molto più indietro ed è a 153 euro pro capite di spesa, non di debito, di spesa annuale. Se vai avanti, Riccardo. Ok, allora questa è Torino, Napoli, Genova, Firenze, tra le città più indebitate d'Italia. Come si è evoluto il debito in queste città? Forse non si nota bene, ma comunque Torino è quella che poi nel 2020 è ancora più su rispetto a tutte le altre. Qui parliamo sempre di spesa pro capite annuale, non del debito, cioè non dell'ammontare totale. Quindi confermiamo, Torino è partita nel 2016 più o meno come spesa pro capite, così come le altre città, è salita, a un certo punto però ha superato tutte le altre, mentre Napoli, per esempio, ha fatto quella virata nel 2020, dal 2019 al 2020. Quindi è una città non virtuosa da questo punto di vista, possiamo dire Torino. Quindi è un caso quello di Torino, ma è un tema generale. Andiamo avanti, Riccardo. Allora, vabbè, qui ci sono alcuni dati ufficiali, quindi insomma, alcuni li ha detti già Ettore e questi sono, è la conferma rispetto al numero degli abitanti. Quindi la spesa assoluta per il debito pubblico annuale è di 231 milioni di euro. Ora arriviamo invece proprio al debito complessivo. Allora, questi sono dati raccolti dalla stampa ufficiale, cioè dal vostro quotidiano di riferimento, che probabilmente per riportarli vuol dire che è stato proprio costretto a farlo, ma forse c'è qualche altro obiettivo recondito. Quindi in 6 anni il debito pro capite dei torinesi è sceso, sì, ma si è fermato e alla fine del 2022, secondo quindi anticipazioni rispetto al consuntivo 2022 che sta per essere approvato, penso, entro il 30 aprile dovrebbe, ogni torinese ha un debito di 3.492, ogni torinese, quindi parliamo di bambini, probabilmente anche hanno conteggiato, non so, comunque tutti, proprio tutti, e tra poco anche il bambino che vedo in prima fila, ancora nella pancia della madre, ma tra poco anche lui. Quindi il debito totale, ma questo è un calcolo che ho fatto io, in realtà questo di Ettore è più preciso, l'ho solo moltiplicato per il numero di abitanti, quindi se è 3.492, quindi quasi 3.500 per abitante, moltiplicato il numero degli abitanti, il debito è questo, oltre abbondantemente, oltre i 3 miliardi. Allora, a un certo punto, allora, visto che avevo suggerito io il tema della guerra del debito, in particolare di come il debito incide direttamente sulla povertà, avevo chiesto ad alcuni di voi, mi sembra proprio Sabina citata prima, di
riportare i dati del comune, sicuramente il comune, ufficio sociale, ufficio per il servizio sociale avrà i dati sulla povertà, non so se c'è presente, comunque, ah eccola qua, è vero, no? Sei andato al comune e hai detto, perché io non volevo citare i dati Caritas, perché ho detto, ma, il centro sociale, i dati della chiesa, insomma, avremo i dati del comune. Hai fatto un accesso agli atti e ti hanno detto che loro non hanno dati sulla povertà a Torino. E allora, torto collo, ho provato a vedere cosa dice la Caritas torinese. E i dati sono sconvolgenti, ma quello che vi voglio riportare, alcuni di questi sono, diciamo, servono per far capire quanti punti di raccolta ci sono, ma il dato a preoccupare è proprio che la richiesta arriva oggi persino da chi ha un lavoro, e questo ovviamente significa che i salari non sono sufficienti, e che cosa accadrà senza reddito di cittadinanza? Quindi, come tutte le città d'Italia, scoppieranno, e probabilmente anche a Torino potrebbe accadere qualcosa che ancora non riusciamo a prevedere, ma ci auguriamo che ci sia una rivolta, qualcosa che può in qualche modo modificare. E l'osservatorio naturalmente è ampio, perché sono 350 luoghi parrocchiali, quindi è abbastanza capillare, sono dati raccolti quindi con le modalità della Caritas. Andiamo avanti, Ricca. E le persone che si rivolgono a questi servizi sono per lo più tra 46 e 60 anni, vivono in periferia, questi sono i quartieri, voi li conoscete meglio di me, Barriera di Milano, San Salvario, Campidoglio, Mirafiori Nord, Madonna di Campagna, e chiedono cosa? Chiedono sostegno per le medicine, per gli interventi diagnostici, perché le lunghe file d'attesa li portano dalla sanità privata, ma non hanno la possibilità di pagarsi le spese. E uno dei responsabili della Caritas dice qui se non c'è una programmazione, un intervento, in qualche modo un vero progetto per affrontare questa situazione, non si può pretendere certo che la Caritas risolva, perché cosa fa la Chiesa? Io provengo da questo mondo, da quel mondo, e quindi vi posso dire, la Caritas è bravissima, ci sono molti poveri, questi sono i numeri, bisogna fare progetti, ovviamente non fa il passaggio successivo, perché? Cioè quali sono le cause, no? Sociali, le tematiche quindi legate alla disuguaglianza e giustizia sociale sono un po' fuori dal loro discorso, questo è un po' più invece il tema nostro. E queste sono le 10.000 persone aiutate dei centri di ascolto Caritas, sono per il 53% volti nuovi, quindi i poveri, voi come città li producete meglio penso delle auto, cioè state producendo poveri, e questo è un problema enorme, e sempre però provenienti soprattutto da questa parte alta della città, almeno queste sono le segnalazioni delle Caritas. E mancano sì i soldi, manca il lavoro, e quindi poi l'emergenza abitativa, l'impossibilità di curarsi. Vai. Questa crescita naturalmente preoccupa anche le Caritas, perché per quanto vogliano essere capillari, per quanto vogliano essere presenti, però è un'ondata di poveri, quindi è uno tsunami di poveri, quindi è una questione veramente seria. E a questo punto, solo a questo punto, la Caritas dopo molti anni decide di affrontare la questione delle politiche, del territorio, no? Quindi qui è una questione politica, non è una questione che possiamo risolvere noi con aiuti modesti, temporanei, limitati nel tempo. Vai Riccardo. Ma l'Italia come sta messa? Ecco, quando io ho scritto il primo libro, La vita prima del debito, nel 2015, l'Italia aveva un debito poco superiore ai 2.000 miliardi. Guardate ora dove si trova, a 2.772. Quella blu scura sono i dati reali, gli altri sono i dati previsionali, cioè quindi anche coloro che
prevedono l'andamento del debito, prevedono quella situazione. E quindi è un debito enorme. Ora lo vedremo anche in confronto agli altri paesi europei. Quindi, ecco, con questa slide io vi voglio portare a un discorso un po' più ampio. Quindi Torino, le città, la storia, i poveri, quello che producono, però anche il debito pubblico nazionale, perché Torino può diventare capofila di un movimento che finora non c'è stato, ma che prende in considerazione non solo il debito degli enti locali, ma anche quello nazionale. Ora, rispetto allo stesso dato del mese scorso, il debito addirittura è cresciuto di 42 miliardi. Dove si è speso? Cioè a spendere questa somma in più, insomma, questo debito chi l'ha fatto? Le amministrazioni periferiche? La Previdenza? No. I dati delle amministrazioni locali e degli enti previdenza sono pressoché invariati. Sono le amministrazioni centrali. Ed è un dato abbastanza importante questo, perché ogni qualvolta si dice è colpa dei comuni, bisogna tagliare, bisogna... questo non trova riscontro nei numeri, ecco, motivo per cui c'è la campagna anche riprendiamoci il comune. Chi ce l'ha questo debito pubblico italiano? No? A chi appartiene? Nel senso, cioè, chi sono i nostri creditori? La Banca d'Italia per il 26%, questo è un dato molto importante. E poi ci sono quelli non residenti, un altro 26%, e poi tutti gli altri li deteniamo noi, privati, enti intermediari italiani. La vita media però di questo debito, cioè i titoli, no, con i quali il debito viene misurato, la vita media è di 7 anni, quasi 8 anni. Significa che abbiamo in pancia titoli che avranno ancora una vita media di questa durata e per i quali dovremmo pagare gli interessi. Vai Riccardo. Vabbè, Meloni fa un sacco di annunci, ve ne ho riportati alcuni, ma in realtà sono stati già ridimensionati. Giorni fa parlava di 8 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, quindi soldi che vanno ai dipendenti pubblici. Ieri o l'altro ieri si è ridotto a 1 miliardo. E il debito pubblico in proporzione, e quindi al PIL, è il più alto della zona euro dopo quello della Grecia. Quindi noi stiamo messi veramente male anche in Europa. Addirittura nel documento di programmazione finanziaria il governo stesso dice che questo debito è al 142% rispetto al PIL, cioè occorre un anno e mezzo quasi di ricchezza prodotta da un paese per eguagliare il debito. E questo debito dovrebbe scendere, ma in realtà i dati danno questo rapporto debito-PIL addirittura al 180% nel 2030. Questi sono dati pubblicati ieri dal Sole 24 Ore, che è un giornale di Confindustria, quindi non è che diciamo, proviene da una certa parte. E ovviamente, questo ve lo riporto, a me non interessa cosa dicono le agenzie di rating, però le agenzie di rating sono quelle che dicono agli investitori comprate o non comprate i titoli italiani e dicono che siamo messi molto male, che non ci sono grandi possibilità. A questo aggiungiamo che il PNRR, che potrebbe secondo qualcuno avere delle ripercussioni positive, ma che in realtà è largamente un prestito, quindi da restituire. E che cosa dice la Commissione Europea? Dice: beh, vi congeliamo le tranche successive, perché le notizie sono quelle che sapete, perché li state utilizzando con un gravissimo ritardo. Vai avanti Riccardo, questo per darvi un quadro ancora più ampio. Perché questo debito così elevato non è una buona notizia? Allora, secondo i più esperti, le motivazioni sono tre. Intanto è un record storico, cioè 2.771 non le abbiamo mai avute ed è un debito altissimo in valore assoluto. È un incremento appunto di 15 miliardi
che vanno a indebitare ulteriormente il nostro paese, già molto sopra indebitato, e la terza è che significa che più è grande la massa di questo debito e più per alimentare i titoli bisogna pagare interessi, cioè avere una cosa è avere, pagare gli interessi su un debito piccolo, una cosa è pagare gli interessi su un debito alto. E qual è la grande novità? Che fino a pochi anni fa, cioè prima dell'inflazione, quindi prima della guerra, i dati, i tassi di interesse erano molto bassi sui titoli, quindi non era molto conveniente e per noi era poco esoso pagare i titolari dei titoli, appunto del debito italiano. Ma ora già saliamo al 4%. Quindi significa che costa molto di più in termini di interessi questo debito, cioè l'inflazione determina un aumento dei tassi di interesse, altrimenti non converrebbe acquistare titoli di Stato se lo Stato appunto non mettesse a disposizione, per renderli più appetibili, un tasso di interesse alto, e questo peserà moltissimo. Quanto pesa? Fino all'anno scorso, cioè nel 2021, noi abbiamo pagato già 63 miliardi solo per interessi. Ora siamo già a 83 miliardi. Quindi un aumento in un anno solo di 20 miliardi di una voce di spesa pura. Cioè non è una voce di investimento, non è che quei soldi sono usciti, è una voce di spesa. Quindi questo significa una voce che toglie denaro all'infrastruttura, al sistema scolastico, al sanitario. Barca. E questi sono alcuni dei valori che appunto il debito potrebbe salire anche intorno ai 2.830 miliardi. Quindi sono tutti livelli di debito assolutamente preoccupanti, per qualunque, cioè dovrebbe essere un argomento di cui si discute con una certa presenza anche in televisione, ma di questo non si parla. Che cos'è? Solo per farvi capire, no? Il costo del debito pubblico, cioè questi interessi, no, che noi paghiamo, e soprattutto l'inflazione, che cos'è? È una tassa occulta, no? Che paghiamo tutti, perché questo erode il potere d'acquisto di tutti. Quindi teniamo presente un grande debito pubblico, un tasso di inflazione intorno al 10%, quindi con un'erosione successiva come se pagassimo una patrimoniale tutti quanti senza avere patrimoni, e quindi questo ovviamente depone molto male su quello che è il futuro di questo paese. Ora, il tema che io oggi propongo come riflessione ulteriore, cioè quindi debito di Torino, debito nazionale, quello che comporta, lo vorrei legare a un tema un po' più ampio che stiamo cercando di promuovere in Italia, che è quello di una economia di pace. Da come è nata questa idea di parlare di economia di pace? Sicuramente i fatti, insomma, legati alla guerra in Ucraina ci hanno fatto comprendere che le motivazioni vere intanto non sono quelle dei personaggi coinvolti in questa guerra, sono motivazioni economiche. Le motivazioni economiche sono tali per cui, le abbiamo viste tutte, insomma, tutte le conseguenze che ci sono state, le bollette, ma tutto quello che vi ho detto anche ora, e l'azione per la pace però è sorella di questa lotta alla povertà. Cioè non si può parlare di pace senza lottare contro la povertà e farsi carico quindi di queste situazioni di miseria, cambiare le regole del gioco economico, introdurre un nuovo ordine economico e anche aprire gli occhi su questa nuova realtà fanno parte tutti di questo processo nuovo che tentiamo di avviare, che, a cui abbiamo dato il nome di economia di pace. Avanti Ricca. Che cos'è? Ecco, la base per questa economia di pace sta in questo DNA, disarmo, natura, accoglienza. Qualunque economia di pace, qualunque società futura non potrà non basarsi su questi tre pilastri, ai quali potrebbero aggiungersene altri.
Disarmo. Per disarmo noi non intendiamo solo il disarmo e quindi il discorso legato agli armamenti, ma il disarmo è anche quello rispetto alle armi finanziarie, prima fra tutte il debito. Ecco, senza un impegno, un investimento sulla natura, senza l'accoglienza. E di 3 giorni fa il dato sconvolgente che lo stesso ministro Giorgetti riporta nel DEF, che se accogliessimo di più il debito diminuirebbe. Questo legame tra accoglienza e debito che si riduce è un fatto nuovo, soprattutto perché viene dichiarato dagli organi del governo. Vai, Ricca. Ecco, noi ovviamente parliamo di un'economia di pace, ma allora a questo punto la domanda è: ma perché allora ci troviamo in un'economia di guerra? Sì. Sì, noi ci troviamo in un'economia di guerra. Per comprendere che cos'è un'economia di guerra dovremmo guardare alle zone di conflitto nel mondo. Questa domanda è stata posta a una universitaria palestinese, una universitaria che lavora a Gerusalemme, e ci ha dichiarato che gli economisti non studiano l'economia di pace, ma studiano l'economia nei contesti capitalistici. E visto che questo, soprattutto l'ultimo in Ucraina, ma anche le altre, sono guerre capitaliste, noi ci troviamo assolutamente in un'economia di guerra. Che cos'è un'economia di pace? L'economia di pace si deve assolutamente basare su queste 3 direttive. Gli stati o gli organi non dovrebbero essere subordinati fra loro, dovrebbero essere indipendenti rispetto per esempio ai beni e ai servizi essenziali. I rapporti commerciali non devono essere asimmetrici. Le 3 condizioni opposte determinano guerre potenziali ed è uno dei motivi per cui quello che sta accadendo in questi giorni, non ultimo in Africa, nel Sud Sudan, è legato fortemente a quello che vi stiamo dicendo, cioè al fatto che i rapporti sono subordinati, i rapporti commerciali sono asimmetrici e i rapporti fra gli stati non sono indipendenti, almeno con riferimento ai servizi di beni e ai servizi essenziali. Vai, Ricca. Beh, questa è ovviamente la logica degli armamenti, che ovviamente qui non dico niente di nuovo, quindi sfondo una porta aperta. Però la domanda è questa: cioè come possiamo pensare di difenderci attraverso la corsa agli armamenti se nella logica del confronto, proprio perché sei armato, vieni bersagliato? Cioè la logica del confronto, la logica dell'armamento, la logica degli armamenti è proprio quella che ti porta a armarti ben sapendo che il fatto che ti armi ti pone al repentaglio. Cioè è proprio armandoti invece che accrescono i conflitti. Possiamo cioè ancora credere che la sicurezza dipenda dalla capacità di difendersi con le armi da chi ci attacca proprio perché sempre più armati? Ecco. La nostra difesa invece è sicurezza, dipende dal disarmo, dalla capacità di mettere al centro la natura, di cui anche noi facciamo parte, di mettere al centro l'accoglienza. E questa è, lo voglio sottolineare perché mi sembra che questo sia un luogo, un centro sociale che mette al centro proprio l'accoglienza e non solo. Però l'accoglienza è fondamentale, è un qualcosa che noi dovremmo sempre di più legare ai temi economici. Ecco, questa, alcune slide che vi farò vedere ora, insomma, riportano poi vari concetti di economia della cura, economia della pace, economia della custodia. E il passaggio da un'economia della proprietà a un'economia della custodia richiede proprio una trasformazione culturale. E noi ci troviamo qui, proprio su questo versante. Quindi fare attività come queste, che sembrano apparentemente inutili perché hanno un valore culturale, invece sono determinante perché è qualcosa che deve cambiare dentro la nostra testa, quindi superare l'economia della proprietà.
E questo è il precipizio sociale, antropologico, economico rispetto al quale ci troviamo. Quindi è un tema molto importante. Quindi andare oltre l'economia del profitto, oltre l'economia della speculazione che sta scommettendo sulla crisi alimentare. Marica. Che cosa dovrebbero fare i movimenti, le realtà sociali? Beh, innanzitutto comprendere che questa è la fase in cui una sana ribellione, e per sana ribellione intendo tutto quello che voi considerate come significativo, quindi una ribellione comunque, non può non accompagnarsi con una diplomazia dei movimenti, cioè imparare a dialogare, ma con chi? Tra noi, che siamo sempre molto divisi e frammentati, ma soprattutto con quei movimenti dei paesi che affacciano sul Mediterraneo. Quello che sta accadendo in Tunisia, noi l'avevamo detto come catetemme nel 2017, la stanno strangolando e dopo che l'hanno strangolata, ovviamente, la naturale conseguenza è una migrazione epocale, forzata però, forzata dalle condizioni economiche non più sostenibili all'interno del paese. Che cos'è questo modello nuovo di cui stiamo parlando? È sicuramente un modello che supera quello attuale, che è un tecnocratico, economico, militare, cioè questo modello così pensato non ci porterà a nessuna parte, anzi contribuirà ad avvicinare la fine dell'umanità sulla Terra. Vai Riccardo. Quindi alleanze, dialogo, confronto come quello di stasera, ma soprattutto ecco questo, vorrei sottolineare questa importanza delle alleanze e del dialogo. Perché vorrei sottolinearlo? Per molti anni, anche qui a Torino purtroppo, i rappresentanti della Chiesa locale non hanno fatto sfoggio di, diciamo, di acume particolarmente così, però è arrivato il momento di capire che se da una parte la Caritas conta i morti e non sa come fare perché non indaga neanche sulle cause, ma perlomeno si inizia a porre il problema di come, di quale politiche mettere in campo per affrontare un'ondata così importante, e se dall'altra parte c'è un centro sociale come questo che presumo sia lontanissimo dal mondo ecclesiale, però forse è arrivato il momento di capire che le alleanze devono essere nuove e che lo stile del dialogo deve mettere in conto anche un atteggiamento nuovo, che restare qui a parlare è un punto di partenza, ma che dialogare e costruire alleanze deve essere il passo successivo. Con chi? Con tutti quelli che si pongono le stesse domande, partendo da punti di osservazione molto diversi. Realtà che sono considerate apparentemente nemiche, ma che in realtà dovranno affrontare, come le affronterete anche voi, come le affronteranno anche altre realtà sociali, il tema della povertà a Torino, per esempio. Va bene, alcune cose fondamentali, ovviamente la messa a bando di tutte le armi, vai avanti Riccardo. La Banca Unicredit e San Paolo sono le banche più armate d'Italia. Quindi Torino, da una parte, non ha i soldi per i poveri, dall'altra la stessa banca che ha impoverito questa città nelle modalità che avete spiegato voi, che voi sapete meglio di me, in realtà è una di quelle che finanzia di più gli armamenti e che dovrebbe essere assolutamente boicottata. Ma quanti di noi hanno il conto? Io no, però voglio dire, alcuni di noi forse ce l'hanno, il conto. Il primo passo è sicuramente boicottare questa banca, abbandonarla. Ecco, secondo le organizzazioni, questi sono alcuni dati dei lobbisti delle armi, ovviamente non pensiate che il fatto che la NATO, chi dice NATO dice guerra, dice un mio amico, la NATO ripudia la pace, potremmo dire, mentre la nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra, ma la NATO ripudia la pace, è sicuro, dove c'è NATO c'è guerra, ma questo accade perché ci sono i lobbisti, cioè persone che pagate profumatamente sono nei posti giusti
a consigliare i governi che bisogna armarsi, nonostante tutta questa povertà. Vai avanti, Riccardo, abbiamo quasi finito. Il secondo passo comunque è anche uscire proprio dalla logica del consumismo. Non possiamo più ragionare in termini consumistici, perché il consumismo porta dietro di sé l'idea di questa crescita perenne, dannosa e suicida dell'intera umanità. Perché il consumismo provoca la sopraffazione, quindi aggiudicarsi le risorse, il buon mercato, i territori e quindi guerre di occupazione e così via. Quindi ripensare il nostro concetto di benessere, cosa ci fa stare davvero bene. Faccio un esempio: stasera probabilmente nessuno di voi ha fatto un grande investimento per stare qui. Diciamo che è un'economia in piccolo di pace, gratuita, quasi totalmente, e però stiamo bene. Mentre il trend è quello che per stare bene devi avere. Ma stasera probabilmente, oltre ad aver dato un piccolo contributo per quello che avete mangiato, aver preso qualcosa al bar, non c'è stato questo grande consumismo. Eppure siamo stati bene. Rivedere l'idea del benessere. E il terzo passaggio è orientarci ovviamente verso le energie rinnovabili e diffuse. Vai avanti, Riccardo. Ancora. E trasformare l'economia pubblica, o comunque mettere al centro l'economia di comunità. E qui introduco un ragionamento che pochi forse conoscono, ma che comunque non è un ragionamento solo mio, ma del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, che fa capo a Francuccio Gesualdi, allievo di Don Lorenzo Milani, e al Movimento per la Decrescita, che è quello di considerare il lavoro come anche il lavoro diretto, cioè pagare le tasse. In questa nuova visione, in questa nuova economia di pace, potrebbe essere adempiuto anche facendo quello che stiamo facendo stasera. Cioè, paradossalmente, il centro sociale non dovrebbe pagare nulla, né di tasse né di bollette, dovrebbero essere scomputate tutte le cose, perché fa un lavoro diretto, cioè un lavoro senza denaro, ma un lavoro di grande utilità. E vai avanti. Che ha senso all'interno di questa economia di comunità. Vai avanti ancora. E poi naturalmente questo: l'economia pubblica deve demonetizzarsi, quindi uscire fuori dalla logica che abbiamo detto finora, e quindi considerando il fatto che le persone dedicano il loro tempo, come ripeto molti di voi stanno facendo stasera, ma come fate in tanti altri giorni anche qui dentro, come un modo per contribuire al benessere collettivo. Quindi le state praticamente già pagando le tasse, perché voi fate welfare sociale, sicuramente interventi di vario tipo a livello di istruzione e così via, e soprattutto accoglienza. E questa insomma è un'idea, quella che vedete, appunto tassare non il denaro ma il tempo. Ecco, di tutte queste cose, per l'ultima slide e ho concluso, di tutte queste cose noi parleremo dal 28 al 30 aprile in un paese che nessuno conosce, che si trova tra Pescara e L'Aquila, riflettendo proprio su questo, che cos'è un'economia di pace, come si costruisce un'economia di pace, partendo dal presupposto che noi siamo già in guerra, c'è la guerra ai migranti, c'è la guerra ai poveri, poi c'è la guerra guerreggiata, e questa economia che ci porta continuamente alla guerra e che crea le condizioni perché ci siano conflitti anche armati è un'economia che dobbiamo abbandonare. Se non abbandoniamo questa logica, noi avremo sempre più debito, sempre più finanza a comandare, sempre più poveri, e probabilmente anche questi centri sociali avranno una funzione, diciamo, di resistenza, ma da soli è difficile, da soli è molto difficile. Ecco la nuova tirannia contro la quale combattere, ecco il nostro 25 aprile, e io mi auguro che anche voi vi consideriate appieno
all'interno di questa resistenza civile contro la tirannia della finanza. Grazie. Grazie, Antonio.